Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, cari amici. Volevo farvi un ASMR del crocchio. Come state? Beh, stavo mangiando i tuoi cosini al sesamo, guarda. Proprio i tuoi. Eccoci qua, El Simon, quarto mese. Ciao Pardo, 3 mesi con 3. Mi dici nel toscano più marcato che poi sto contando i rossi cocomeri? Sto contando i rossi cocomeri, va bene? Se lo voglio pornice invece sto contando i rossi cocomeri, perché niente, no, grazie mille, blog era fantastico, grazie mille. Seretur, 60° mese, mamma mia, livello 2 peraltro. Sere, tutto l'aiuto che mi dai, sono io che mi dovrei abbonare alla tua vita, grazie mille. Il video del tuo vlog è qualcosa di incredibile, grazie raga, grazie. Questo giro vi è piaciuto? Vi è piaciuto il bloggone? Penso di sì, spero di sì, ci siamo superati. Me lo dico da solo perché abbiamo veramente... Treno K dorata? Grazie, Martorfo! Bresaola ne regala 5! Treno dorato! Pazzesco! Ale, treno d'oro! Forza! Grazie, Bresaola, per i 5! Grazie mille a tutti ragazzi, c'è un treno dorato, c'è una Utrecht da finanziare, voglio farvi lo stream e vi voglio fare una sorpresa durante lo stream. Comunque, spero che vi sia piaciuto, l'ho voluto come detto editare io personalmente, perché volevo dargli il tocco proprio personale, invece che dare all'editor, tieni editor, i file e fammi un bel vlog, che però sarebbe stato forse impersonale. Grazie Archimede Arcibaldo, come stai Arci? Lore, ciao Pardone, come stai? Tutto bene? Alla grande Lore, alla grande, un pezzettino di mal di gola. Però diciamo post Liverpool sto ancora meglio, sto vivendo questa stagione in maniera diversa. Quindi a Utrecht non ci vai di persona, ma probabilmente a questo punto non perché ci si siede sugli allori, anche perché io non mi rimangio quello che dico nel video, non ho fatto niente, il percorso è ancora lunga, ma questa sacchettata di Championship Points mi permette di poter magari dedicarmi anche a un'altra bella cosa che ci caratterizza, che è il nostro canale. Grazie unissimo che regala un abbonamento. Ciao Charlie, voglio l'anteprima della sorpresa della live di Utrecht. In teoria dovresti sapere. Forse ti è sfuggita. Te la ridico volentieri. Grazie Axili. Ma io non sono mai stato tiltato in realtà. Sono sempre stato sfigato. Però tiltavo mai. Grazie Lorenzo. Oh, 8° mese, abbiamo un treno dorato livello 2 all'87%. È il tempo di money grabbare, diamoci dentro. Henry the Third, 24° mese, 2 anni, livello 3 e si gode. Grazie mille comunque, Axili, grazie mille veramente. E approfitto anche che c'è Charlie. Ah, sentite il mal di gola, che appunto senza il quale non avrei mai potuto fare un vlog del genere, anche per la simpatia, per le riprese, perché è veramente bravo, c'è poco da fare. Quindi è venuto bene. Charlie, come ti dicevo, siamo fottuti perché adesso non potremo arretrare di un centimetro, non lo vogliamo fare, però sarà difficile cercare di fare dei vlog e delle run, anche perché non è che riuscirò a fare 13-1 tutti i major. Mi chiamerei Wolfie Glick, ma neanche lui ce la fa. Ciao Entity, oltre i cieli dell'Entity. No, è stato un vlog veramente proprio sentito. Charlie di un altro livello, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. La prossima 14-0, certo Maimons, certo. Allora, nel mentre che questo treno va anche per Seba Trinchi, che regalerà, sono sicuro, 10-15 abbonamenti a botta, più di una volta. Cosa facciamo stasera? Stasera andiamo a fare il quadrangolare dei primi 4 della Ladder League, che appunto si è andata a cristallizzare, a terra cristallizzare in gennaio, va bene? Quindi io non so neanche chi è il mio avversario, non me lo ricordo. L'altra semifinale è Lorenzao contro Ref, e poi
ci sarà una finale dove io gioco perché sono arrivato primo. Però ovviamente non conto ai fini Cubo. Cubo, grazie. Giusto, Cubo, oro Cubo. E niente, quindi si gioca e si va a vedere chi si porta a casa anche un ETB direttamente dal Fredrikstor. Come premio speciale, ci tengo a dire che è tutto, anche per quanto concerne i premi, tutto in regola. I giocatori sono stati tesserati, quindi è un torneo ufficiale di FIDE e tutto, quindi anche l'assegnazione dei premi è tutta lecita e legit. Questo per dimostrarvi che noi si fa le cose fatte bene, che hanno un costo maggiore, però ecco, se vi abbonate a questo canale qua avete non solo una ladder league, ma avete anche le cose fatte bene, quindi grazie mille. A proposito di abbonamenti, a di che parliamo? Dopo mesi faccio il salto da Saito al Pardone. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Tanto quanti abbonamenti c'ha? Se da una 7.000, 8.000, no più uno meno, cioè non lo sente nemmeno, capito? Invece di faccio bisogno, c'è tanto bisogno. Ciao Pietro Xerneas, tra un po' Pardo dai anche CP con i tuoi tornei. Guarda, doppiad sarebbe da fare, cioè, però sarebbe da fare. Allora, signori miei, non so che cazzo faccia questo treno dorato. Comunque, vabbè, nel mentre che va, aspettiamo Cubo. Nel mentre non so neanche se 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 io devo prenderlo Urendal. Aspetta, perché papà, eccolo qui. Ciao Dizzy! Quando è il prossimo torneo? Ora vediamo, ora poi si decide. Serie ancora? No. Ah, serve, ti è mancato. Ciao Zanka, 48esimo, detto anche quarto mese. Adesso che sei un giocatore affermato posso anche non rinnovare più. Esatto, dottore. Dottore, 10 abbonamenti regalati, livello 4. Io l'altra sera al dottore gli ho offerto una cena e di fatto se l'ha appena ripagata. Dottore, io la ringrazio. Ma il regalo più bello, dottore, lei me l'ha fatto bussandomi alla porta. Dottore è una delle persone alle quali voglio tanto bene. E al di là degli abbonamenti, chiaramente, al di là dell'utente Dr. Stars, al dottore voglio tanto bene. Siamo stati veramente tanto bene in Giappone. L'altra sera mi ha fatto una sorpresa, è venuto da Londra, siamo stati a cena insieme. Che bellezza, questa community che ci unisce e che poi scaturiscono anche amicizie vere. Al di là dei Pokémon, un domani quando smetteremo. Ora basta, perché sennò il dottore piange. Detto questo, io sto caricando il team, mentre il dottore nel clutch, come ha definito l'altro nostro amico, ci porta a livello 4. Io vado a caricare un team. Pardo, ma live in Ladder League non ne fai più? Certo, sì. Ora è che nel frattempo ero tornato da Dortmund e avevamo una bella posizione pregevole in Battlespot e volevamo un po', complice anche, giocare col Dengo, farla. Stasera facciamo le semifinali e finali di Ladder League di gennaio, poi domani per esempio andiamo a ricullare, anche perché ho visto che state continuando a giocare molto bene, e giustamente, e però sono indietro io mica voglio stare indietro. Ciao Cucchia, e noi ti fammo compagnia, Cucchia. Allora fammi prendere il team The Drinky. Rendete conto che già ho un team di trinchitelli, io non so veramente. Allora, abbiamo peraltro con i nostri potenti mezzi, e qui bisogna ringraziare il buon Maggi che ha organizzato tutto, la capture di Lorenzao. Quindi andremo a giocare io la prima semifinale contro Cubo, dopodiché che si vinca o che si perda, viva la figa, e poi si guarda l'altra semifinale
Quindi si guarda, vedremo. E con me però, tanto è a lista aperta, quindi posso anche vedere i team commentandoli, non c'è segreti perché non si cambia team ovviamente fra match e match. Lorenzo contro Ref, e poi ci sarà la finale che se vinco giocherò, se no commenterò. Se vincono Kubo e Ref ce la facciamo raccontare, perché a Ref non funziona la capture. Detto questo... Comunque Edu che dice pugnetta era la cosa di cui avevo bisogno senza saperlo. Edu ragazzi è di una... io ve l'ho detto, è di una simpatia... al di là di essere un grande campione, cioè a me mi fa proprio spisciare dalle risate. Ci troviamo proprio bene, vi dico la verità. Sono contento. Ok, Trinky, vedo che hai un furiatonante scemo, però vabbè, ci accontenteremo. Male male darò la colpa a questo quando perderò. Sì. Edu Cugno un mito, no, ma assolutamente. Quando fa pugnetta, che si vergogna, no, meraviglioso. Signori, sapete anche cos'è meraviglioso? Un canale pieno di abbonamenti, siamo al livello 4, ma siamo al 10%. Che fate? Vi nascondete dietro un dito? Su, che si è preso anche il treno K dorata. Io non so che cazzo sia. Ciao Chopin, si supporta pure il treno. Peraltro, scherzi a parte, voglio farvi lo streaming di Utrecht, che costa un boato, non abbiamo sponsor, ma ve lo voglio fare, quindi dateci una mano, supportate un contenuto che vi piace, e fatto, penso si possa dire, in una certa maniera. Ciao Bresaulone, grazie ancora per i 5 in testa di live. Non entriamo nell'argomento furiatonante. Trinchi, sta buono, eh? Ok, furiatonante mio ce l'ho io, però... Utrecht sono i primi giorni di marzo, sono letteralmente... Il 2 e il 3. Landon la tocca piano. Io dai su, sono da 5 abbonamenti, 10 abbonamenti. Landon Tum 25. Landon, io mi inchino dinanzi a lei e al suo supporto massimo e la ringrazio. E la Madonna, ragazzi, ve lo dico io, se Lando ne può regalare 25, voi potete abbonarvi in prima persona? Stez, maledizione. Grazie mille, Lando, sono veramente tanti, potevi comprarti più di qualcosa per te con 25 abbonamenti regalati. Io ti ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la nostra community. Rivoglio il Dugong. Lo so. Ve lo ricordate, ragazzi, il Dugong? Dugong! Che bei tempi che erano. Anche ora sono bei tempi. Però erano più romantici forse, no? Grazie Landon, grazie veramente ancora. 25 sono veramente troppi. Quasi un'esagerazione, oserei dire. Quasi una esagerazione. 69%. Lascerei il treno lì, a livello 5, ma no. Perché ora arriva Xella che la struscia. Allora, Crystal Clear, se non sbaglio. No, noi si faceva ben prima. Mister Shadow converte il Prime a livello 1, grazie mille. Rozzi regala un abbonamento a GLPA, un altro che abbiamo purtroppo perso per strada, grazie mille. O era Ash qualcosa? No, Ash niente, no, era Crystal Kill, l'abbiamo fatto. Però non era, il Yugong partiva già dai tempi delle Battlefront e di Smeraldo. Assolutamente. Sapete che ora Bloodmoon si trova con Yon. Ci vorrebbe l'accompagnamento, secondo me. Cioè io darei l'infermità a chi gioca solo una con Yon. Pardo, hai detto che il team ha dei difetti, volete dirceli o li tieni giustamente per te? La seconda, grazie. Il Dugong partiva ancora nel live di YouTube. Esatto, Spaddy. Il Dugong partiva nel live di YouTube. Era per le donazioni da 50 euro. Pazzesco, ragazzi. Grazie, Blef, per il 16. Grazie mille. Ce li dice dopo il mondiale, difetti. No, non dico niente. Non dico nulla. Io vengo da un bel Goldengo Assault Vest, malissimo. Ah, ragazzi, nel mentre che il treno va, poi partiamo con la live. Vi faccio una proposta per la programmazione, perché ora finalmente ho davanti a me un periodino dove posso anche mettermi a programmare varie serie per YouTube e anche poi per proprio il nostro
gradevole, il nostro gradevole canale Twitch. Taxi, entra nel gruppo Telegram, punto esclamativo Discord. Landon ha regalato 25 persone, quindi dateci dentro, entrate. Avevo un'idea per una serie di live settimanale. Grazie, gelato alla menta, undicesimo. Siamo a un abbonamento addirittura da un livello 6 che non facevamo da un po'. Grazie mille, ragazzi. Grazie veramente. Ossia, mi piacerebbe, ho visto che vanno anche molto di moda e già le pensavo, le live one shot. Mi piacerebbe decretare un giorno della settimana dove ci facciamo le live one shot di titoli non Pokémon. E andiamo quindi proprio a tastare il terreno in maniera anche rapida e veloce di vari. Di vari titoli. Posso farti provare io roba? Posso? Proponi. Cosa sarebbe una live one shot? È sostanzialmente una sveltina. Q Giulia, grande carriera su FIFA, ecco. Renkas 29, un abbonamento si fa al livello 6. Grazie Renkas, porta God of War. Il problema di God of War è che non riuscirei a farlo one shot. One shot vuol dire che lo fai una live, 3 ore e quella è là. Eccomi pronto per la sveltina. Non mi dire così, Dan. Ciao Xone, benvenuto. Raga, un abbonamento si fa a livello 6. Treno dorato, si muore qui? Xone, si muore qui? Grazie Inukami. Ci mette lui il sugello con il suo lungo e interessante abbonamento. Frumorn, grazie del regalino. È perché la prima live sarà proprio con Metaslug. No, io intendo titoli anche un po' più, cioè dove proprio si esplora. Anche magari una roba, che ne so, si fa da... roba per esempio, una one shot potrebbe davvero essere la Kaizo, eh? Per dire. Oppure un'altra one shot Tekken 8, un'altra one shot così, titoli così. Monster Hunter, certo, cioè così, si può anche decidere magari un modo per far sì che siate voi a decidere il one shot della settimana dopo. Grazie Blackuns che regala 5 abbonamenti. Blackuns ci crede nel livello 7. Grazie Blackuns, Deca, 13esimo. Ciao Fard, complimenti per Dortmund. Grazie mille ragazzi, grazie mille a voi. Fardo, se porti la Kaizo posso togliere il follow? E perché? Dai, non prendiamoci, non... Dovete saper riconoscere chi lo fa saltuariamente o chi fa il salto della quaglia o chi lo fa per un motivo o chi lo fa per un altro motivo un determinato contenuto. Io, ragazzi, ve lo ripeto, avrei potuto fare i soldoni veri in termini di tanti spettatori e poi quindi tanti abbonamenti, perché chiaramente la conversione dipende anche tanto dal numero di spettatori, va bene? Quando, se vi ricordate, c'era il mega momento massimo della Kaizo, ossia quando 2-3 settimane, un mese prima dell'uscita di Scarlatto e Violetto, e peraltro non c'era un interesse di merda su Sword and Shield. Invece noi stronzi si fece un mese di live, non so se vi ricordate, dove anche particolarmente molto difficili da fare, grazie mille 92 Philip, grazie mille, con questo abbonamento offri una birra e patatine a Charlie, sarà fatto. Grazie mille, so che con un abbonamento non si copre birra e patatine, però va bene, ci penso comunque. Noi si fece le live dei vecchi VGC, va bene, io non ho mollato il VGC per fare le Kaizo, per fare più spettatori, quindi se una volta faccio la Kaizo non mi rompete il Kaizo, ecco, va bene. Peraltro non è neanche in programma, si fa veramente molto pur parlé. Comunque detto questo, nel gran meta di merda che era il 22, peraltro, no, col senno di poi tornassi indietro l'avrei fatta, non tanto per il motivo di cui sopra, ossia per fare 4000 spettatori e poi via, e poi ditegli a Cubo che si parte, poi a Stella, ma perché sarebbe in realtà stato un ottimo cavallo di Troia, passatemi il termine, per penetrare nei cuori, sì, in qualche senso, di persone che magari non conoscono il competitivo, però, e fargli conoscere il competitivo. Gennaro Bullo 29, ciao Pardone, bellissimo il vlog, complimenti, bellissimo risultato, ma abbiamo un sogno nel cuore. Abbiamo un enorme sogno nel cuore, ma calma,
ma inserire un premio aggiuntivo con i punti canale si può anche mettere, per l'amore del cielo. Certo, siamo aperti ad ogni vostro tipo di consiglia. Io nel mentre farei una cosa, mentre che c'è un minuto di treno, io sono sicuro che voi porterete a livello 7, direi a Cubo. Cubo, codicino. No, ma dipende dai gusti, Agoski. Dizzy hai 670.000 punti? Porca boia. Mamma mia, Cubo. Allora, io propongo sempre un torneo tra gli ultimi 4 della latte. Meraviglioso. Meraviglioso. Allora, codicino. Lotta in Ling. Sono già. Non puoi più progredire, Cannellatano. E poi no, comunque se non hai un abbonamento attivo non puoi partecipare alle Final Four. Quindi di fatto, allora, non è che vieni cancellato. No, mica c'è la cancel culture qui, eh. Grazie Sasaki, 12esimo. Allora, voi pensavate che io giocassi questo, eh? E invece mi gioco questo team che gioco per la prima volta, ma che voglio provare. Si parte, prima semifinale. Good luck, Cubino. Lui gioca Dragapult, raga. Gioca, forse gioca Dragapult. Fra, manda il team. Ma l'avevo mandato, testa di ponte. Madonna delle rose. L'ho mandato nel gruppo moderatori e ho detto mandalo di là. Vabbè, lo mando subito. No, non possiamo andare a redarguire. Eccola, il buon domani lo dio Maggi, che ha fatto un lavoro gezionale. Allora, Urshifu e Waters. Vabbè, anche se è un team di Wolfie. Però no, non è un team di Wolfie. È simile, ma è diverso. Che non c'è. Ciao Farengar, grazie il 30esimo. Terra Ghost. Ah, io mi fa vedere che mosse ho su. Ok, perfetto. Mi faceva proprio comodo avere Shadow Ball. Non ce l'ho. Madonna, quanto è difficile giocare team che non si conoscono. Proveremo a prendere sul ingorzo d'opero. Ciao Piro Pub, voilà. Non lo so. Si parte. Rilla Ogerpon, Lucia Swordance. Sì.
Grazie Alfaureo, grazie il Prime, benvenuto in famiglia, grazie mille. Grazie mille, ragazzi. Allora, potrebbe arrivare anche il doppio Greasy Glider qui, eh. Ciao Iron Fan, 6 mesi di godo. Non lo volevo buttare giù Platter, però grazie Userak del 34. Signori miei, andate a osservare. Grazie Userak, grazie ragazzi. Ah, lui pensa che io faccia fake out. Io non lo faccio perché penso al fake out sul mio Inzi più Sword Dance. Butta lui, ok. Se avessi fatto parting shot sarebbe stato un turno eccelso. Lava. Si regge? No, perché è critta. Ale. Lui ha meno uno e noi si perde subito Flutter. Ale, un Flutter che avrebbe fatto taunt nella slot di Farigiraf, no? Però va bene così. Allora. Ciao Xander, grazie del sesto. Avrebbe tirato Glide dopo. Sì, ma se avesse tirato Glide non avrebbe fatto altro e io l'avrei potuto comunque andare a minacciare, nonché sarei potuto entrare di Inzi. Vabbè. Ora invece io ho perso un Pokémon, ho perso repositioning, raga, è decisamente molto peggio, state sereni. Io non ho knock-off qui, va bene. Trinchi, ma che cazzo di team mi hai dato? Comunque, andiamo caldo. Molto rischiosa la sua. Il double up su Farigiraf ci poteva strastare. Di Flare Blitz, peraltro. Avrebbe perso Rilla. E molto anche altro. Vabbè. Lui ora mi deve far fake out perché io ho fuoco vado. Lo farà? Mi faceva comodo la meteora. Giovani topastri. Però ce l'ho. Comunque funzionava. Ciao Salvio Urzivu. Su furia tonante. Non ti capisco, Kubo. Avrebbe preso Will Wisp su Rilla lui.
Bene ragazzi, siamo pinnati. Siamo pinnati perché ora lui mi fa Surging e deve buttare nella slot di Rilla. Fa rigida, fino a svegliare la saletta. Se sta abbastanza inculando Paddo, sai com'è, crit turno 1, io non ho più neanche per dire un flattening da buttare su un Surging. Ciao il Cabby, grazie al 13, non ho più mind game da fargli. Questo gioco è così, ragazzi. Dobbiamo buttare Insi su un Surging. Poi si giocano con Meteora, perché io gli facevo Meteora o Shifu. Ciao Lucky Luke, Lucky Luke, grazie livello 1, benvenuto. Siamo 0-1 ragazzi, molto semplice. Possiamo fare ancora qualcosa. Io spero di essere veloce. Sì, anche troppo. Se io qui gli piazzo sub, godo. E qui se faccio sub, Snarl, probabilmente non perdo mai. Se lui ci arriva e rimane, ora quantomeno gli muore sotto i piedi la la distorto mi aiuta un casino qui, perché lo scarfo Shifu è quello che mi fa male. Attenzione, lui qui mi fa un gran favore, ragazzi. Perché Drago Pulsar e non Meteora? Perché Trinchitelli o Giossi. Infatti la rileva. Beh.
Raging Bolt è più lento. Raging Bolt è più lento. Non mi sta battendo Kubo, mi sta battendo Trinchitelli. Capito, ragazzi? Se facevo Terra Steel, sì, signor Quilava. E in tutto ciò non ho il bolide. Se no era vinta. Era vinta comunque. C'ha Tagel. E io è inutile che faccia anche Electroweb, perché di fatto non serve a niente che lui, in virtù della mia velocità meravigliosa, infamando Trinchitelli. Ciao Chalice! E ciao Wolfhound! Mazu non l'ho fatto perché onestamente ero sicuro di essere più veloce, perché Raging Bolt con Elettrotela si gioca più veloce. Comunque amen, ormai è questo, è inutile starci a tediare, ho fatto una giocata pensando di essere veloce e non lo ero, amen. Ciao Doku, grazie al 13, il resto sono tutte scuse, si parte 0-1 e si deve ribaltare, è fattibile. Ciao Scotex. Aspetta, Scotex, ti utilizzo per asciugarmi le lacrime. Pardini. Grazie. No, mi dispiace perché ho fatto una giocata pensando... Cioè, avevo vinto, capito? Ciao, Shadax. Grazie, ragazzi. Sì, l'altra semifinale la guardiamo. Assolutamente sì, Kayakeru. Absolutely.
Allora, questo è il team di Casti che se l'è giocato anche simile con CU su Incineroar, l'unica sconfitta che ho maturato in Swiss, cioè Medina. È interessante. Grazie Kala, grazie del sesto. Ecco, io ero partito di Flutter Game 1 esattamente perché avevo paura di questa cazzo lead qua. Ho perso Game 1, non lo rifaccio perché devo fare qualcosa di più conservativo e lui lead da DOC. Ciao Quilava! Grazie. Allora. Qui è un... ci sono 8, 50 e 50 in questo turno. Raga, se lui fa Terra Blast su Inci, che vi devo dire? Ignora Lando così, ignora Fake Out su Shifu, spero l'abbia fatta su Landorus, perché sennò non ha senso. Farà malissimo comunque, perché è crit. No, dai ragazzi, no, però... Pokerpon doveva sopravvivere e poi potevo fare follow me nella slot di Urshifu. Raga, come la vinco io ora questa best of 3? Qualcuno me lo sa dire? Cioè, questo mi sta crivellando. Considerate che è Choice Band, quindi anche se è burnato, Inzi Ghost me lo sbriciola. Cioè, io... No, è content un cazzo, perché è un quadrangolare e non gioco la finale, capito? Che è lecito se vengo battuto, ma giocare così, cioè due crit turno uno in due game, io ragazzi, faccio fatica. Faccio veramente fatica. Cioè, ho perso Ogrepon che ho portato come recipiente del... Allora, (clears throat)
Ciarrillo, Shifu e compagnia. Anche qui io ero più veloce. Avevo Fango Bomba, Drago Pulsar su Rilla. Non lo posso fare. Se vado di Air Power su Farishraf, lui mi fa Woodhammer nella slot di Lando, io l'ho preso in Erbogigi. Inzi, non lo posso buttare perché lo devo buttare nel turno di transizione quando lui entrerà prima o poi con un Giampiero Mughini. Sarebbe Shifu. Allora, Urce la sua win condition e Dark Power prende una fiammata. Io non ci voglio credere che lui ora mi faccia fake out su Recimbolt, eh? Oh. Prende una fiammata, è un gergo tecnico, ragazzi. Grande Maurone! È un bel traguardo la casa nuova. Allora, lui dovrebbe saccare... Uso il condizionale. Dovrebbe saccare Dragapult. Buttarlo via mandandolo nella slot di Urshifu. Dovrebbe. No, vabbè, raga, io... Ma che giocata è? Kubo, io ti odio, ma che giocata è? No, no, erba scivolata, ragazzi. Io non so la spread di Storilla, probabilmente ci avrebbe killato uguale. 40% penso ce l'avrebbe strafatto. Non è per quello. Non è il crit, fa ridere. Però è proprio la giocata. Però, vabbè. Questa, ragazzi, me l'ha rapinata. C'è poco da dire. Ora, non è finita perché lui non ritira, ma resisterà un PS, il Drago Pulsar. No, abbiamo rollato, che prima gli avevamo fatto meno. Questa me l'ha abbastanza rapinata. Non è finita, però. Secondo me il Raging ce la può fare. C'ha oltraggio lui, eh. È il pingendo oltraggio anche da scontato, da scusato, e poi mi secca. No, ha vinto. È il pingendo oltraggio e poi il pingendo close combat. Grazie Mecha. Io ho portato Ogerpon per Urshifu. Crit su noi. Grazie Mecha. Vabbè. GG a Kubo. L'Axe fa parte del gioco, bisogna saperlo accettare e noi così faremo. Un commento a caldo, non sono riuscito ad interpretarlo. E un paio di giocate un po' funamboliche, usando un eufemismo, e soprattutto
culo, 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 tanto culo, cubo. Che te devo dire? Vabbè. Amen. Amen. Anche Game 1 e Live Cagel dice sì, poi stavi sotto di Grassy Glide. Sì, però la dovevi fare, io potevo switchare, avevo un Pokémon da saccare nel late game e non avevo sempre questa pressione arrembante di Urshifu Water, che chiaramente mi dà noia. Vabbè, Game 2 non ne parliamo neanche. Va bene. Ho giocato malissimo. E però hai vinto 2-0, Kubo. Capito? Non ti preoccupare, non è colpa tua, tranquillo, ti voglio bene lo stesso. Ho detto che ti odio durante la partita in maniera ovviamente meramente, però amen, va bene così. Allora, andiamo a vedere se sono pronti l'altra semifinale. Ta-ta! Eccolo qui. Ce l'abbiamo già, così lo andiamo a commentare la partita fra Lorenzao e Ref. Dopodiché, Kubo non ha la capture. Se vince Ref, noi non la vediamo. Se vince Lorenzao, invece sì, perché ce l'abbiamo la capsule Lorenzao. Io non sono d'accordo, Mazu. Secondo me non ha giocato davvero bene. Ci sono stati un paio di turni Sliding Doors dove non ha effettivamente giocato troppo bene. Però... oh, ah, ecco ragazzi, abbiamo la Campo Gang, tutta a tifare Lorenzao. Campo, però te la potresti fare un pochino di ladder in Best of 3, no? Cioè, anche per fare content in live, no, eh? Fa ca, eh? Comunque, Kubo, non ti preoccupare, devi ringraziare Trinchitelli. Allora, dite pure a Lenzao di partire. Anzi, lo scrivo io, posso farlo anch'io. Guardiamo che si giocano e come va. Stanno a mettere il codice, come potete vedere. Andiamo! Ci sta tutta la sera! Forza! Era per dargli una smossa. Dite che mi hanno sentito? Tra l'altro abbiamo anche l'audio della capture. Sentire? È un po' ovattato perché chiaramente è ripreso da terze parti, ma almeno ci sentiamo anche l'audio delle mosse. A me mi garba. Eccoci qua. Ciao Jerry Kalashnikov, grazie. Grazie. Regola l'audio sì, a 2000, hai ragione. Scusate. Io qui lo sento molto più basso. Ci avete il ragione. Ci avete il ragione. Allora, io vi posso intanto dire i team, perché nel gruppo del quadrangolare che abbiamo fatto... abbiamo Lorenzao che gioca Insia, Mongus, Cienpao, Ogerpon, Raging Bolt e Flutter. Dall'altra abbiamo Ref che gioca Dondoso, quindi noi tifiamo Lorenzao, proprio a bestia. Anche se è il nostro caro... aspetta, gli dico di levare... allora, è un team abbastanza bestemmevole, eh?
che c'è la doppia core Rifla, c'è le coppiette Flutter, MCU, Indeedy, Crown. Ref gioca un team che andrebbe internato, sono d'accordo. Allora, Cien Pao, Ogerpon ed Among Us. Possiamo andare a vedere se Lorenzao c'ha Clearsmog. No, Lorenzao non ha Clearsmog. Ah, questo è l'audio della mia capture, ragazzi, scusatemi. Ecco. Non capivo. Ciao, Solid! Grazie, il 22! Aspetta, sto risistemando una grafica al volo, ragazzi. Se l'audio lo sentite distorto è normale, eh. Normale. Allora, Indeedy da codice penale, Indeedy. Cafa, mette Trick Room. Ok, voleva rompere il Sesh a Cien Paolo. Secondo voi perché l'audio della capture va e viene? Allora, lo levo e metto il mio, dai. Mettiamo il nostro. Così ne abbiamo il pieno controllo. È la prima volta che fa una live così, ma insomma... ci piaceva darvi... lo spazio... che meritano a coloro che si cimentano nella Ladder League e che arrivano i primi quattro. Non è che ha niente musica e solo effetti. No, no, c'era la musichetta. C'era quella... Allora, lui va chiaramente a comporre la Dozo Tatsujiri, però si piglia Spore. Si piglia Spora, più Sacred Sword, più Spora, più Sacred Sword, più Spora, più Sacred Sword. Secondo me Dondoso... devo controllare la Terra, però non penso sia... magari Terra Erba, eh? Terra Erba, ok. Però comunque Terra Erba vuol dire prendersi Icy Cold Crash. Quindi, cioè, se lui copre e fa magari Spora Icy Cold Crash... Dondoso è Clear Amulet, bimbi. E cucina. Poi. Però anzi il Crash Pollen Puff, o meglio ancora Portighiaccio, ha preso un cazzo. Allora attenzione, perché lui ha calato il Dondoso. E ora c'è un buon terremoto. Accidenti a Ref. Cioè, ci sono i bordi azzurri, fammi vedere. Oh. Vortighiaccio ancora, non critta perché non è cubo. Sfera polline, crit.
Mi sono perso, ragazzi, ma non ha fatto terremoto? E cosa ha fatto? Perché alta cucina del Gus? Perché non fa terremoto lì? Che cazzo serve? Among Us che ti fa? Pollen Puff. Non ti porta in range di Sucker Punch. Sucker Punch è un danno. Portighiaccio è un altro danno. Poi godo perché Dondoso deve perdere sempre. Ma perché non ha fatto terremoto? Era riuscito a calare un fastidiosissimo Dondoso Satsujiri. Ora ripiglia Portighiaccio, spora. 1-0, finita. All-in Protect su Pau, probabilmente. Sì, avrà predictato quello, però ci sono determinate situazioni dove tu non devi predictare. E questa era una di quelle. C'è già Chen Pau in range. 6 a più 1 con Chen Pau accanto, quindi se protegge comunque Among Us prende terremoto a più 1 con Chen Pau. 40% lo piglia. Da qui terremoto sempre. I Dondoso sono forti perché spalmano terremoti. Allora, bolide su Among Us, tira giù Among Us. Ora, per carità, c'ha Crown in Didi, però... con Chen Pau vivo non è messo bene. Fiducia no. Crown e Boost in, immagino Special Attack, Dubius. Non l'ho visto, stavo leggendo i commenti della chat per aggiungere elementi al nostro ragionamento. È che qui non è messo bene, perché comunque se leva Tatsujiri, lui con Portighiaccio gli leva il campo. Arriva la Terra di Ogerpon che tirerà una clava Terra doppia con Chen Pau a Clanto. Per me questo è già 1-0 Lorenzao. Non vedo margine. Lorenzao sta facendo una partita onesta, ma il ref si era messa bene per il nostro ref. Anche questo switch in di Tatsu su un campo che te vai a mettere e ti viene subito tolto non serve assolutamente a niente. Ora non può sparare Expanding Force, può sparare solo Tachi un taglio, però c'è un Raging Bolt dietro. Doveva cavalcare molto di più Dondoso e lì se avesse fatto terremoto era messo bene. Poi sarebbe morto un paio di turni dopo, però si sarebbe portato con sé Chen Pau. Invece adesso è in pieno controllo di Lorenzao. Lorenzao meravigliavo. No, questa l'ha tolta subito. Ma proprio prima di subito. Ora lui è obbligato ovviamente a levare, a rimettere, ma guardate quanto gli sta rompendo il cazzo Chen Pau. Perché è bella? Non è bella, Pudi. No. Ragazzi, questa è persissima. Questa, quando non premi terremoto, è 1-0. Non è il danno di Ice Spinner, è la difesa di Satsujiri, amico mio. Sarà Adamant certamente, però mamma mia, controllo pure su WhatsApp.
qui arriva Helping and Expanding probabilmente, ma ormai è cotto il riso, ragazzi. Si va a game 2. Come matchup è aperta, perché secondo me Donzoso comunque non è di facilissima gestione, ha tutti gli elementi per gestirlo, però il Tererba clear... Cioè voi guardate, questa partita, se non ci fosse stato Shen Pao nel late game, lui con Raging Bolt di Helping and Expanding, a parte che non avrebbe preso gli Ice Spinner, avrebbe avuto riciclabile anche Tatsujiri, in una parola, aveva vinto. Harry Maguire! Ciao mezza. E qui, bonk. Si va in due. Commenti? La vedete come me? Siete d'accordo con la mia disamina? Sei bellissimo. Grazie, Schippante. Commenti tecnici. Matchup a favore di Ref. Ma, ti ripeto, secondo me non è a favore. Però, comunque, vedendo il past, non c'è. CU lo gestisce. Sì, CU. Dondoso lo gestisci, per l'amor di cielo. Però lo devi gestire giocando bene. Lì gli era entrato bene al Ref. Aveva portato Shen Pao sotto terremoto. Aveva fatto l'order up, eccetera. Aveva incassato la spora sulla Terra Grass, quindi diciamo l'aveva giocata meglio forse. Magari ha miscliccato. No, non penso. I don't think so. Eh no, perché Clear Amulet più Terra Grass non lo può sporare, non lo può intimidire. Quindi è un qualcosa che generalmente team compatti, good staffoni come questo, anche se non hanno il Clear Smog, non hanno la mossa proprio antidondoso, se la giocano giocandolo bene, giocando molto sulla terra avversaria, no? Clear Amulet Terra Grass per l'appunto è un qualcosa che potrebbe un po' rompere le palline. L'unica cosa che ti danno è Shen Pao se diventi Terra Grass, e devi diventare Terra Grass. E se però non me lo chili di terremoto e vai di order up nella slot di uno che non ti fa un cazzo. Cazzo, cioè c'è una mossa d'area. Dopo intervisteremo Ref, gli chiederemo cosa gli è passato per la contraccassa del cervello. Che bello, vedo giocare gli altri e mi riposo. Ah. Allora, mi dà un fastidio cane, raga. Allora, cerco di... Guarda, ve la faccio in diretta. No. Non è questo, è questo. Ok. Oh, lo stretch è questo. Oh, vai. No, vai là. Allora, stessa lead. Cambia però dalla parte di Lorenzao, che c'era... C'era lui? Quando c'era lui? No! Uguale, era dato uguale, ok. Sì, giusto che ha tirato turno 1... Solo che l'altro game aveva protetto. Potrebbe fargli dodging game. No, fa subito. Fa subito Tatsujiri Dondoso con... Bisogna vedere questo giro che cazzo ha fatto.
che se ha rifatto Terra Erba si prende un altro Icicle, che potrebbe aver fatto Terra Erba per non prendere Orlich, ma ci starebbe anche non terare. E infatti arriva la Terra. Bravo Ref, le prendi tutte stasera. Allora, ancora alta cucina. Sì, questo turno l'ha preso in realtà. Avevo visto Ice Cold Spear, Ice Crash. Ice, domani lo dico, Ice Spinner. Vediamo se fa terremoto. È a più 2, se va. Grazie Vandog, grazie il 27, grazie mille ragazzi, siamo a 82 di 100. Stasera si potrebbe anche calare il subgollone grosso, il centone. Buon per Lorenzao, però io non capisco. Ma perché non fa terremoto? Ora piglia il bolide spinner e c'ha Cempao e gli romperà il cazzo fino alla fine dei tempi. È anche vero che per fa bolide si prende terremoto a più 4, con Cempao, quindi potrebbe anche non andarlo a raccontare, però qui ci starebbe anche da parte di F anche una protezione per doggiare un Ice Spinner Prophet di Lorenzao. No, Saetta gli fa un cazzo Spaddi, Saetta gli farà 7%. Erba e up 2 di fila speciale. E non serve a niente. Non arriva la Protect di Dondosso. Quindi ora si prende Spinner e dopo si prende Sucker Punch Saetta. Mi ha fatto molto più di prima. Se muore di saetta, Tatsujiri se lo porta via di bolide. Terra elettro, giusta. Per andare a essere sicuri. Doveva fare Protect per doggiare la Protect di Raging Bolt, che era palese arrivasse. Che non, cioè, più che altro, sapete perché, ragazzi, è palese? Perché Raging Bolt è Terra elettro. E quindi anche non avrebbe avuto lo strumento della Terra per incassare meno danni da terremoto. Quindi che andasse a proteggere lì era abbastanza scontato. Quindi una protectina ci stava, perché comunque con Cempao accanto, che ovviamente non lascia il terreno, un terremoto più 4, super efficace. E sta pagando il fatto di aver fatto ancora Order Up su Among Us al secondo turno senza aver fatto terremoto. Non ha spaccato la sesh a Cempao. Qui per esempio gli avrebbe fatto comodo avere avanzi alla vecchia maniera, però le avanzi è assolutamente in disuso. Io penso che Sucker Punch Saetta sia super super tranquillo. Avrebbe già fatto no, non era un bel dondoso.
Ok, diciamo che secondo me il team di Lorenzo è preparato per i Dondoso. Il Dondoso, Terra Grass, Clear Amulet, secondo me non era un bel Dondoso per Lenzao, però il ref l'ha giocata veramente molto male. Ora, non è finita, però fatemi andare a vedere la lista. Guardiamo un po' com'è il Tatsu di Giampiero Ref Amici, che è Scarf. Però anche per dire, se ora entra di Indidi, no? Per bloccare la saetta o il Sucker Punch, quello che è, e va di Helping Hand Meteora nella slot di Raging Bolt, Terra Electro la regge. Quindi dopo arriva Ice Spinner e gli toglie l'Expanding. Ref non ha capito che la discriminante della partita è Chen Pao, ma non per vincere di Dondoso, per vincere nel late game di Iron Crown. E nonostante ciò non gli ha mai spaccato la sesh. Ha giocato molto male. Oggi, stasera, sono criticone. Stasera sono sommelier, sono bravo solo io. No, però vabbè, io vi devo dire le cose come le penso e... Sì, Helping Hand, ma di Water e spera nel drop? Ma che è una giocata quella, raga. Forse follow me Moody. Allora, arriva la fanghigliona. È un bel danno, cazzo. Arriva anche il drop. Arriva il fulmine Terra Elettro su Indidi, che se la regge. E allora attenzione al ping and Moody. C'è un Ogre con dietro. E lui si è alloccato su Moody. Quindi Protect, Ogerton e rifà Pasqua di Dominia. Perderà da Chen Pao. Ciao Leog. In ritardo ma sempre presente. Grazie mille Leog. L'hai visto il vlog? L'avete visto il vlog? Parlo a chi è arrivato magari dopo su YouTube, raga. Attenzione. Attenzione, gli legge lo switch di Ogerpon, che arriva lampo di bellissima giocata questa. Attenzione, però arriva fulmine e non arriva il follow me, questo fa malissimo, però è vivo. Distorto zona. Marcolino, io non l'ho capito. Raging Bolt se la gode. Grazie Snorli, 36esimo mese, 3 anni, grazie mille ragazzi. Sì, c'è il drop di Moody Water, c'è il drop di Moody Water, vediamo. Non avesse fatto Trick Room, aveva Follow Me Expanding forse. E ora arriva Clava. No, vabbè, arriva prima Expanding, però non penso vada a killare. Raging sì, intendo Ogerpon. Quindi mo arriva il Clava. E poi c'è Tatsujiri contro Chen Pao. Tanto Tatsujiri Scarf, quindi grazie alla Tick Room attacca per ultimo. Allora, Lorenzao, secondo me, è già in finale contro Kubo. Giocata da ref in maniera catastrofica. Di ref posso dire quello che voglio perché gli voglio bene, è un moderatore, quindi si becca tutto quello che gli dico. Non poteva giocarla peggio.
Però Lorenzao è stato solido, tranquillo. Diciamo che contro i Dondoso, se non hai un buon matchup, generalmente ci perdi. Quindi non aveva un buon matchup. Ci ha avuto un buon matchup contro Ref invece. Però almeno vediamo la finale. Sì, assolutamente sì. Almeno abbiamo questa fortuna qua. Ha messo la trick room. Con uno scarf dietro ha messo la trick room. E un raging bolt. Boom, GG. Chiedo cortesemente, glielo scrivo anche, di fare presto. Sì, che tagliamo. Così tagliamo i tempi morti. Aspettava Electroweb. Non ce l'ha. Ha Thunderclap, Fulmine, Meteora, Protect. Sì, tutto a liste aperte, raga. Tutto a liste aperte. Allora, partono subito, vediamo un po'. Io vi invito a giocare anche nel mese di febbraio, perché poi a marzo faremo la stessa cosa per i primi 4 arrivati nel mese di febbraio. Insomma, raga, è una bella cosina che arricchisce ulteriormente ed anche una reward in più a chi si abbona e quindi può di diritto giocare la Ladder League. Il vincitore si becca un ETB. Venite anche streamati, quindi avete anche il momento di gloria. Ci sta tutto. A seguire, dopo questa finale, io mi vado a fare qualche match. Chi è Kubo? Uno dei nostri... Kubo? Chiama Kubo. Pardini verso Lorenzao. No, io ho perso in semifinale da Kubo. Che mi ha piazzato in game 1 e in game 2, due bei crit turno 1. Voleva ardentemente la finale. Ma va bene così, è anche più bello. Almeno siete voi protagonisti a 360 gradi, dai. Non è bravo Pardo, sempre piange. De, l'avete vista, ragazzi? De, se mi fai crit di Terra Blast su Ogrepon turno 1 quando si locca su Surging ed Ushifu, de, e neanche... Ma amen, sti cazzi. Allora, si parte. Non ho, ma è un meme. Sì, sì, l'ho capito, però anche un po' rotto il cazzo sto meme, ecco, diciamola tutta. Allora, non ho visto le lead... Dragapult Farrigiraf. Si parte alla Michael del Beste. E di là si parte alla Zin, sostanzialmente. Mi sembra di averla già vista questa cosa. Privazione lì ci sta tutto, perché lui è Ghost Teraghost. E il ping end Terra Blast crit su Gus. Tranquillo, Ale. Tranquillo, tranquillo. Niente il ping end. Entra Rillaboom. Vediamo che c'è anche Spora su Dragapult. U-turn su Dragapult, che per l'appunto arriva.
Allora, privazione. Via la visiera antisabbia, che avrebbe fatto anche un gran comodo in realtà in questo matchup. Quindi qui l'informazione bella per Lorenzo sono i 4 sostanzialmente. Perché con un switch YouTube gli ha già fatto vedere i 4. Io ho mal di gola, ragazzi. Perché mi sta venendo mal di gola? Qui Cubo immagino debba fare fake out su Among Us, se no piglia spora. Ha fatto una lead troppo suscettibile ad Among Us, a mio parere. Arriva la mente calma. Questo è un po' un errore. Perché? Perché ti arriva parting shot garantito. Hai perso visiera antisabbia. Quindi di fatto vai a fare un turno che non serve a niente, perché ti aumenti la difesa speciale e basta. E il prossimo turno in quella slot lì c'è spore o protect. Quindi cioè non... E lui ti mette pressione, perché poi ora entra di Shenpao e altre cose. Diciamo che Rilla, Raging, Dragapult e Farishaf comunque da Shenpao ne suonano. Però attenzione, perché Kubo c'ha il bottone, eh. Allora, vi dico, era cosa, non lo so. Ref, vatti a nascondere. C'è poco da pensare a giocate diverse, ref. C'hai Shen Power 35%, un cazzo di Dondosa più 3. Ma che cazzo fai order up? Ma fai terremoto. Cioè, ma cosa c'è da pensare lì? Allora, innanzitutto, se sei un giocatore che pensa, non gioca Dondoso. Quindi, siccome giochi Dondoso, lì non c'è da pensare, c'è da cliccare terremoto. Ciao, The Bardo is back, grazie del quarto. Ma anche in game 2, cioè doggiagli, vabbè, sei un Dondoso player, è giusto che tu perda. Arriva il Terun di Raging Bolt, Fairy, non però piglia spora, non è il problema di Zero Cash, il problema è che prende spora. Ogni offesa a Dondoso player è giusta, no, ma infatti si fa seriamente. Questo è più zero, questa è una carezza. E non ha potuto tirare Dragapult, quindi perde Firepower su Dragapult. Qui siamo... Ora, unissimo, sei un po' troppo netto. 1-0 next. Sono concorde con te che c'è un enorme vantaggio. Però, aspettiamo, insomma, finita ancora in parolone. Kubo c'ha il bottone segreto. Ora Gus è in range di mossa psico, che Farishaf non ha. Soldato in game. Dazzling, Melping End, Trick Room, Protect. Mamma mia. Qui Kubo può fare una cosa, può fare Outrage. Con Shenpao accanto, sperare di prendere Incinerary e fare da Zinglim. La pseudo riapre. Sì, Dark si resetta. Invece no, Kubo leva. E mette Furia Sonante. Per fare U-turn, ma no.
No, in casa troppi danni, Raging Bolt deve dormire, qui doveva tentarlo l'Outrage. Chi butti ora? Comunque un Pokémon che si va a prendere Knock Off, con Cempao accanto. Morto Farigiraf, morendo Farigiraf è morto anche Dragapult, perché Cempao adesso Sucker Punch. Ci sono dei momenti dove la partita sta andando male e devi rischiare, devi tirare Outrage. Sì, unissimo adesso è finita. Anche secondo me è strafinita. Io ti dirò, qui tererei anche. Potrebbe anche fare Terra Ghost. Vorti ghiaccio nella slot di Rillaboom adesso, partita finita. Ciao Cassi! Ben arrivato! Può perdere solo se mi sclicca. No, perde solo per surriscaldamento della Switch a questo punto. Sì, il matchup rasenta l'autowin, per l'amor del cielo, però... bisogna anche sapergli... insomma, far valere gli autowin. Qui Kubo ha giocato molto male. Mentre Lorenzale è stato perfetto, ha fatto una buona lead, spora, knock off. Allora, 1-0. La semifinale, no, la finale, la finale. Importante la scelta della musichina. Super campionessa. No. Cavo palestra. Me la ricordavo di pezzo. Eh no, invece è proprio così, Bean Stark. È esattamente così. Farai la sfida terzo quarto posto per fan? No. Terzo e quarto posto non fanno parte del DNA dei tornei Pokémon, non ci sono mai state. Allora, qui parte di Urzi. Io penso che possa fare serenamente anche Rage Powder, perché entra Farigiraf.
Invece non la fa, va di spore. Trade all'eventuale Incineroar. Perché se qui Kubo sbaglia, perché buttare Farigi Raff adesso potrebbe essere un errore, eh? Deve far fake out. Non arriva fake out. Attenzione, Ogre Bonfire. E qui è andata a predictare la... Non so. Non so cosa è andata a predictare. Ma che si fa? Butterspot o si chiude? No, no, si fa un paio di match in Butterspot che voglio fare. Che io stasera ho fatto due partite. Crivellato di crit, via, arrivederci, grazie. Andiamo a vedere quell'altro, io invece voglio giocare. La mia dose di Butterspot la esigo. Ogre Fire fa bene questo spot ben preciso, però comunque c'è Raging Bolt che direi che entra molto bene su Rilla. Grazie, voglia. Sei un tesoro. Potremmo anche sguardare per lui, eh. Ogre Pawn. Sì, ma ce l'abbia, sì. Quindi va a più 2, si prenderà probabilmente il piscetto. Ciao Mosca! Quindi va a più 1. Virtualmente già a più 0 se Inzi rientra, come è probabile che succeda. Questo è un turno interessante. Ciao Fuyu. Grazie mille del 22, ragazzi. Grazie mille. 86 di 100. Grazie, grazie, grazie. Arriva la Tera di Gigibolt. Che ci sta. Erba scivolone. Grazie Mosca. Non lo so. No, non lo so se ci sono, ti dico la verità. Lui gli garba sto calmamente. Qui però doveva attaccare. Qui dinanzi Raging coso, buttato via la terra. E un turno dove gli avrebbe potuto fare un, ne so, Thunderclap, Grassy Glide, avrebbe rischiato la Protect, siamo d'accordo. Però se tenti di andare su Chen Pao, forse di Grassy Glide, forse ci devi andare anche di Thunderclap. Comunque avrebbe potuto, che so, tirare la Drago su Raging Bolt, forzargli la terra, renderlo suscettibile a Ivy Cudgel. Calm Mind qui non serve a niente. Grazie Ergoderio, grazie il sesto. Doppia Protect per doggiare forse una Protect che dall'altra parte però non arriva. Arriva però l'attacco su Ogre Pawn e muore di spine. Attenzione, questo è un po'... Questo potrebbe cambiare. Ciao Cassi, grazie dell'abbonamento regalato.
In realtà Calmani qua ci stava, era molto chiamato lo switch in di Inzi per rimandare Oger per una più zero, però Lorenzo ha giustamente tenuto la pressione. Non sono d'accordo. In realtà qui ci poteva stare serenamente anche un double up. Perché per i Pokémon che ha dietro è stramesso bene Lorenzo. Sono punti di vista. Ad ogni modo in questo turno qui attacchi, perché Cempao c'ha la Sash e te lo devi levare dalle palle. Grazie Cassi, è partito il trenino. Il problema è che qui lui ha protetto. Girandola di switch per cubo. Grazie Ken del terzo. E vai a lavorare Cassi, vai. Grazie amico mio. Bene, GG, stretta di mano. Kubo gioca un po' così, ecco. Lolololo. Butterò in campo la mia win condition. Perché? Capite perché non ci stava Calmind, amico mio? Perché poi tanto lo devi levare. Povero Kubo. No, vabbè, ma si fa per dire. O magari anche l'emozione di essere streamati, cazzo ne so. Però ora, raga, Rilla, Ogerpon e fare i giraffe contro un Incineroar, Raging Bolt e una Mongoose, non... Ma io poi, ragazzi, io quando dico che uno fa una cazzata... ma non è che lo infamo. Ha fatto una cazzata, ma amen. Cioè, sti gran cazzi. Come vedete lo dico, quando me le fate contro e quando le fate contro altri. Quindi non è che c'è uno sminuire la giocata dell'avversario per di riflesso di che so bravo io. O è bravo Lorenzao. Ha fatto una puttanata, ha buttato via un Pokémon per lui molto importante. Vedi Trinky Bolide? Avere Bolide sui Raging Bolt fa comodo, eh? Si fa le kill. Qui Lorenzo basta che gestisca serenamente i dentro e esci di Incineroar e non la perde nemmeno pagando. Poi c'è Raging Bolt pieno. Casti aveva Pulsa Dortmund. Vabbè. Casti quantomeno ce l'aveva veloce. Qui il double non arriva. Arriva il bolide. Giù Ogre. GG stretta di mano. E range anche di Fulmine. No, oddio, a meno 16. Ecco, questa terra non la capisco. Sarà per il meme. Per fare il fenomeno ora che terra e va bene così. Del resto il momento di gloria ci sta, dai. Buono per forza equina, ma insomma non direi che è l'ultimo dei problemi. Il Fuegro carica.
No, l'ho capito, Dubius, ti preoccupare. Io non sono un minion, l'ho capito che era per il meme. Era un po' che non vedevo una Terabug. Insinuano con l'antennina e mi fa spisciare. Sì, si vide Ethran tempo fa. Qui peraltro gli fa di più di Woodhammer. Fuoco carica, mette a sedere Raging. Crit assolutamente stra inutile. Ciao Creepy, benvenuti! Benvenuti ragazzi, stiamo giocando la finale del nostro torneo fra gli iscritti. E qui, Sfera Pollines più Raging Bolt dietro. E quindi direi che arriverà probabilmente il forfeit. Così è. Quindi Lorenzao si porta a casa il primo mese della nostra Ladder League. Quindi poi ci metteremo d'accordo per andare ad inviargli il premio meritato, perché alla fine è stato quello che a parte che era arrivato secondo dietro di me, vabbè, buona, ma era quello che era stato più continuo, no? Nel giocare, quindi aveva fatto anche più partite, era, insomma, diciamo, era quello che ci aveva dato dentro più di tutti, risultato giusto, assolutamente. Cosa ha vinto? Una pacca sulla spalla? No, ha vinto anche un ETB di carte, perché pensate un po' come sono stronzo, spendo anche. Bene ragazzoni, io sono 19.53, mi voglio giocare, perché io stasera non ho giocato di fatto, ma Cubo mi ha fatto gioà, quindi vorrei andare a fare un match in Battlespot. Sarebbe stata più bella la pacca. Sì, sono d'accordo. Allora, stadio lotta. Dai, due partitine a cazzo di cane in Battlespot, proprio per gradire. Aspettate, che tolgo il volume. Ecco qua. Ok. Che mi gioco, perché questo qui è ingiocabile. Gioco Glimmerone. Poi tira un paio di meteore e poi chi si è visto si è visto. Troverà un avversario. Ciao Puzzo. Oh, perché non trova? Ecco. Grado 10. No, 242. Neanche buono per scendere. Allora. Si fa finta di credere che sia davvero Terra. Si fa finta di credere che sia Terra. Terra cosa? Che sia Urshifu Water?
Questo è quello con Taunt. Mamma mia, ragazzi. Ho un mal di gola. Come mai? Allora, Raging CNCN. Non morire fardo, ci provo. Direi Meteora. Siamo Teragost. Brutta Teragost. Bellina Terasteel. Grazie Mosca. Ci vorrebbe un bel giochino di Digimon. Ciao Zug, grazie ragazzi. Provo sta roba perché vediamo. Dopo abbiamo Sludge Bomb 30% killare Cempao, perché poi rimane al Sash, no? Questa è una bella pigna, eh. Boia. Una discreta sacca pigna. Avanzi Calm Mind. Ma vi vergognate? Eh? Me lo doppia, me lo doppia, me lo doppia. Me lo doppia di saietta, però mettiamo giù quantomeno le spikes. Volevo fattere erba, vi dico la verità, però mi sembrava un po' esagerato. Anche perché se fa questa roba comunque qui è stato bravo, eh. Purtroppo non siamo Terasteel, cazzo. Grazie, Sword Fede. Blackwing tira giù Raging. Ma no, ma che dici? È a più uno di fila speciale ed è elettro, quindi mai. Ma certo che no. Ciene Pao se ne va. Entra Rilla. Che si avvelena. Si avvelenerà anche Cien Pao. Questa è l'unica cosa buona di questo inizio di partita. Ora io, se lui ha fatto sta giocata, mi aspetto abbia protetta a questo punto Raging Bolt. Però proteggere dinanzi Urshifu è un po' una cagata pazzesca, perché io lì avrei potuto fare Wicked. È vero che mi sarei preso saetta più Sucker, ma l'avrei retto. Quindi da vedere diventa Terra Fairy, sto giovane amico. Reggerà Sucker, ma non Bliquind. Sucker più Bliquind non la regge, secondo me. Anche nonostante, perché il Sucker se lo regge a un pelo. Cosa? Terra Protect. Moriva di Wicked. Guardate i PS.
Cioè, stasera io non posso giocare stasera a questo gioco. No, non si può fare. Cioè, mi devo bere le giocate del cazzo e zitto. Re di Sornadus, un po' di coglioni. Vai. Facciamo una giocata a cazzo di cane. Non sarebbe morto, ok? Però me lo portava in range di Wicked. Invece questo ora avanzi più cose al 50%. No, ragazzi, no. Non è possibile. Non è possibile. Io stasera ho fatto 3 partite. Sculate tutte e 3. Questo è perso. Ragazzi miei, abbiamo perso uno che fa protect e la frega con tuo scifo. Giochini è fatto, sì, ragazzi, che volete che vi dica? Non facciamoci il sangue amaro. Inoltre Raging Bolt Calm Mind, la lista chiusa non me la potevo aspettare. Avevo anche fatto un ottimo inizio di partita. Onore al nostro avversario che ha fatto una buona giocata, quella di Sucker Punch Thunderclap. Infatti potevo anche tirare, però onestamente andava bene come ho fatto, perché comunque avrei avuto lo switch in che ho avuto, e significava mettere le spine Toxic Spikes, quindi era buona come giocata. Bastava poi dopo non avere la... Ciao Claju, recuperatelo il VOD, spero che vi piaccia, insomma è stato veramente bello. Quantomeno io ci ho messo tanto amore. Scusa ragazzi, ho molto mal di gola. I have lot of mal di gola. Grande Zughe. Faccio questa e poi chiudo, raga. Ma come mai mal di gola? Dove l'ho preso?
Ho preso vento ieri, però... Cazzo. Sono quasi commosso perché potrebbe quasi in realtà essere un'arma rouge normale, raga. Oddio. Fa trick room e poi... Niente, non è un mi sbrisola. Vabbè dai, lui farà Terra Fairy per reggere il Wicked. Barra sarà Sash, ma succederà di tutto, ragazzi. Faccio questo per non morire pronti via di expanding, se dovesse farlo, ma... Allora, lui deve committare la Terra Fairy, e vabbè. Questa la... No, attenzione, attenzione, arriva il Kagada. Vabbè, allora è Sash Indivi. Sì. Sash Indivi non esiste in natura, quindi lo avrà fabbricato, cucinato con le sue manine apposta. Mi par di vederlo. Ah no, vabbè, è Miss. Miss, arriva Miss allora. Arriva Miss. Attenzione. Attenzione. Vi do una notizia. Armarouge non lo regge. Attenzione. Ci facciamo beffe del nostro avversario. Attenzione. La partita va come deve andare. Incredibile. Incredibile. Mamma mia. Fossero tutte così le partite. Che gioia. Contro gli indie di Armarouge. Mamma mia. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? No, ragazzi. Qui arriverà il forfeit, eh? No, ragazzi. Lui non è AV. Prendiamo il poison. Sapete, no? Perché prendiamo il poison? Perché la partita è già finita. Ragazzi, l'abbiamo scoppiato. Incredibile. Incredibile. Non era Sash. Facciamoci io, così, per il meme. Così! Sono io, ragazzi. Sono effettivamente io. Stessa percentuale di missare raggio meteora. E se avessimo missato raggio meteora, avrei perso la testa. Quindi va bene. Raga, a me fa malissimo la gola. Devo prendere qualcosa. Voglio concludere con una vittoria. Mi alzo dal tavolo con una vittoria. Cosa che non bisognerebbe mai fare. Signori, io vi ringrazio. Dai, è stato un bel esperimento. Quindi se vi va direi ogni mese facciamo il quadrangolare con i quattro protagonisti della nostra Ladder League. Mi sembra così una carina anche darvi spazio e tutto. Perché Fango Bomba e non Gio Forza? Perché mi garba più. Cioè più figa. Tanto la partita è finita sempre. E, vi do appuntamento domani alle 18 dove la Ladder League a questo punto ce la giochiamo. Non mi fate parlare oltre. Se non l'avete visto andatevi a vedere il vlog. Vi do un bacetto.
E stasera non vorrò tutto il cazzo con le blap, giveaway, niente, eh? Sono stato un papà. Ciao Roberto, grazie del 30, un bacetto. Vatti a vedere il blog, Roberto, su YouTube. Ciao raga, a domani.